Non so cosa scegliere, non so quale situazione migliore. Se faccio questo, faccio l'altro e poi se succede, ma forse è meglio fermo. Allora, prima di andare avanti, siamo arrivati al 31esimo giorno del nostro diario di giornaliero. Oggi è la notte di Halloween, siamo al 31 di ottobre. E veramente ti faccio i complimenti per essere arrivato fino a quest'ultimo giorno consecutivo del nostro diario. E qui si incastra la doppia scelta nel fare un proseguimento per novembre e successivamente. Prima di andare avanti, iscriviti al canale perché veramente stiamo crescendo in maniera esponenziale. Lo posso dire per quanto vedo nei canali su YouTube, insomma, per quello che ho creato, sono davvero contento per questo ottobre, quindi davvero iscriviti e se ti fa piacere, ovviamente, se sei qua, metti mi piace, commenta, tagga un tuo amico. Abbiamo visto magari nei precedenti giorni anche le situazioni inerenti più al business. Iniziamo, insomma, a perlustrare questa zona dove sicuramente a novembre probabilmente avrai anche il modo di approfondire questo. Perché ho detto due scelte? Allora, spesso siamo sempre un po' condizionati da una scelta, da un'altra, non so che cosa fare, se faccio questo, se poi va male, se va bene. Allora, dobbiamo sempre considerare che, punto 1, la nostra mente vuole sempre proteggerci. Ovviamente questo non lo dice Luca Vitali, ma lo dice la scienza, che basandosi sul il cer nostro cervello rettiliano, quello più antico, dice sempre di stare attenti, ci vuole proteggere, vuole proprio per queste origini antichissime stare sempre allerta, perché prima era un discorso proprio di mera sopravvivenza, quindi le persone, i nostri antenati vivevano nelle caverne e quando uscivano la mattina presto andavano a cacciare, andavano a procurarsi del cibo i maschi e non sapevano mai se potevano ritornare a casa, quindi comunque le madri per proteggere i figli, cioè, c'erano gli animali feroci, i dinosauri, insomma, e quant'altro. È sempre stato originariamente così. Pensiamo a tutti i periodi passati, insomma, senza stare a elencare tutte le guerre, tutto quello che è successo nei tempi, nei secoli e secoli fa. E questo ha fatto sì che comunque noi, geneticamente e quant'altro, siamo stati costruiti proprio per stare allerta, per avere sempre il pericolo imminente. E quindi ovviamente nelle scelte, specialmente nelle strade che non conosciamo, la nostra mente tenderà sempre a riportarci nella nostra zona di comfort, perché è tranquilla, perché è sicura, perché già la conosce. Ecco, sicuramente quello che possiamo fare in questo momento è allenare le nostre capacità di scelta, andare ad approfondire questo importantissimo concetto sulla mente, cioè proprio questi programmi che sviluppano proprio questa caratteristica. Quindi si tratta di andare a lavorare proprio su tematiche che le puoi approfondire, anche se ci sono dei link su lucavitali.net, insomma c'è un videocorso gratuito e puoi davvero approfondire, perché ci vuole il tempo necessario, ci vogliono determinate, insomma, situazioni. E non è l'argomento ora proprio per questo video, anche perché sarebbe un po' più lungo di quello che solitamente facciamo nei nostri video qua. Ma voglio darti uno spoiler, perché anch'io mi sono detto: ma adesso era per novembre, quale scelta prendo nel avere, insomma, la continuazione su video su YouTube. Ovviamente non continuiamo in questo momento con un video al giorno, anche perché, ti ripeto, è stato un test, diventa importante, insomma, fare un video al giorno e in questo momento non c'è neanche la necessità, ma c'è la necessità di darti sempre più valore. Questo sì, questo te lo posso dire. Quindi ti posso dare uno spoiler. Allora, conosci questi due libri? Vedi? Pensa, arricchisci te stesso, Napoleon Hill, I segreti della mente milionaria, T. R. Eker. Ecco, questi due, tra l'altro, poi ci sono anche gli audiolibri
sempre in questo canale, quindi puoi vederli proprio in maniera integrale, puoi ascoltarli, dove ci sono proprio i libri in forma orale. Ovviamente per darti un servizio ancora migliore possiamo fare anche un lavoro proprio all'interno dei vari capitoli, ad esempio parlando della fede, del desiderio, cioè ad esempio su pensa arricchirsi di te stesso, sui segreti della mente. Vado veramente a dirti due argomenti e poi magari partiamo da altro, però per esempio qui ci sono tutte, ad esempio sui segreti della mente milionaria, i file della ricchezza, quindi come ragionano le persone ricche, capire anche, iniziamo a pensare in un altro modo e da lì si possono creare tanti tanti belli scenari. Quindi questo è quanto. Adesso riprendiamoci un novembre davvero di fuoco, perché iniziano le corse in maniera veloce per arrivare alle festività natalizie nella migliore situazione possibile. Sicuramente mi sentirai parlare di crescita personale, sì, e è anche vero, anche parleremo molto di più di business, andremo più in verticale, potresti anche ricevere delle selezioni, vedere insomma come è possibile anche per te andare a costruirti un business online e vedere magari puoi anche collaborare insieme a me, e io veramente ne sarei felice, e ovviamente anche te se hai le caratteristiche giuste. Quindi detto questo, io mi sento davvero di ringraziarti ancora una volta per avermi accompagnato in questa nostra cavalcata nel nostro diario, che per il momento lo terminiamo qui per ottobre. Inizieranno adesso a novembre tutti i video di contenuto di valore tra crescita personale e business. Quindi per me davvero è stato un privilegio accompagnarti qua in questa playlist che la trovi nel nostro diario, e noi ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi ricchi, caldi, croccanti, appena sfornati video di grande grande valore. Iscriviti al canale, metti mi piace e commenta qua sotto quello che ti piacerebbe ascoltare anche da me. Ti mando un bacio da Luca Vitali.